Dicono che Marano sia la terra di Nuvoletta, il clan che da anni appesta quella zona. Il clan a cui appartengono i mandanti dell'omicidio di Giancarlo Siani. Beh, sbagliano, ma non sbagliano poi di tanto, perché Marano è la terra di Nuvoletta, di un solo Nuvoletta, Salvatore. E non era un camorrista, ma un carabiniere. Beh, ovviamente di Salvatore e della sua famiglia, perché Ferdinando, suo padre, di figli ne ha 5, e tutti sono entrati nelle forze dell'ordine. Due di loro hanno fatto la scorta della chiesa. Altri due si sono distinti per senso del dovere e rispettabilità. Uno di loro è morto. Morto con onore. Vero onore. Parliamo di Salvatore. Entrato nei carabinieri a 17 anni ed assegnato alla caserma di Casal di Principe. Un posto duro per un giovane carabiniere. Un posto dove o ti pieghi o ti spezzi. Ma Salvatore non era tipo da piegarsi. La sua famiglia non gli aveva tramandato questo. E lo aveva dimostrato subito, impegnandosi duramente e pretendendo da tutti quel rispetto che la divisa merita. Salvatore non faceva sconti a nessuno e questo dava fastidio non solo ai camorristi, ma anche a qualche suo collega. La storia è tanto squallida quanto triste. Durante un conflitto a fuoco con i carabinieri della caserma di Casal di Principe, restò ucciso Mario Schiavone, il boss Francesco Schiavone. Schiaffeggiò in pubblico il maresciallo Gerardo Malassino e pretese di sapere il nome del carabiniere che aveva sparato a suo cugino. Secondo il pentito Carmine Schiavone, fu Gerardo Malassino a fare il nome di Salvatore, che quel giorno, tra l'altro, non era neanche in servizio. Salvatore sapeva bene che ormai stava circolando il suo nome tra i casalesi, ma un Nuvoletta, un vero Nuvoletta, e non uno di quelli che diede il permesso di uccidere un figlio della loro stessa terra che portava il loro stesso cognome. Non ha paura di niente e non si tira indietro. Disse alla madre: io so di dover morire, me lo hanno detto, ma non ho paura, io sono un carabiniere. Il 2 luglio del 1982 Salvatore era a pochi passi dall'attività commerciale di famiglia. Era seduto su una sedia e stava giocando con il piccolo Bruno, un bambino a cui era molto affezionato. Salvatore teneva il piccolo Bruno sulle ginocchia quando i tre sicari gridarono 3 volte il suo nome. Con un riflesso fulmineo, Salvatore lanciò il bambino alla sua sinistra. Il suo unico pensiero fu di salvare lui. Salvatore venne crivellato di colpi e morì in una pozza di sangue da appena 20 anni. Così si spezzò la vita di un uomo che non si era mai piegato. Salvatore morì come aveva vissuto, da carabiniere. A Salvatore Nuvoletta è stata assegnata la medaglia d'oro al merito civile. A lui è stato dedicato ed intitolato un centro sportivo polivalente, confiscato proprio a Francesco Schiavone. A lui è stata intitolata la piazza antistante la caserma, comando, stazione dei carabinieri di Trezzano sul Naviglio, Milano. Ma soprattutto, a lui è stato intitolato lo stadio comunale di Marano ed una via nella città, che adesso porta il suo nome. Perché Marano non è la terra di Nuvoletta, è la terra di Nuvoletta, di Salvatore Nuvoletta. Appuntato dell'arma dei carabinieri. Ecco, se volete proprio usarla la parola onore, utilizzatela per uomini come lui, per uomini come Salvatore, uomini senza paura e con dei principi.